Ciao, ciao a tutti da Andrea Gris e dalla truppa intera di Benvenuti a Cortina, il magazine di Cortina d'Ampezzo. Questa puntata la presenteremo sfruttando la struttura sportiva dello stadio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Siamo all'esterno in questo momento, la temperatura non è male, poi entreremo anche, credo che la temperatura sarà più bassa perché ormai da tempo il ghiaccio non è più bollente all'Olimpico dopo l'esclusione dai playoff della squadra di Serie A. Cominciamo la puntata di oggi con un servizio molto importante. Rimanete dall'altra parte del piccolo schermo. Si parla di sanità. L'intervista realizzata da Alessandra Segafredo, una F2D, al sindaco di Cortina d'Ampezzo. Prego, Segafredo, una F2D. Una delle peculiarità di Cortina è l'ospedale Codivilla Putti. La storia delle due strutture, il Codivilla e il Putti, è legata al trattamento della tubercolosi ossea che agli inizi del Novecento era molto diffusa. L'istituto Codivilla Putti rappresenta in Italia un centro di riferimento per la cura delle infezioni osteoarticolari e un centro importante nel trattamento dei traumi da sport invernali. Il Codivilla Putti vive un momento di incertezza gestionale. Ce ne parla il sindaco di Cortina, Andrea Franceschi. È chiaro che la sanità rappresenta uno degli elementi più importanti, uno dei progetti più importanti che ha l'amministrazione comunale. Noi abbiamo la fortuna di avere un ospedale con una grande storia, una grande tradizione, però anche in un momento di cambiamento sia a livello gestionale sia a livello appunto societario. Se ne parla molto sulla stampa, a volte anche a sproposito. La Regione aveva nominato tre saggi che avevano il compito di valutare la sperimentazione mista pubblico-privato attualmente in corso. Questi tre saggi hanno detto quello che di fatto il Comune sta dicendo da tre anni, e questo ci ha fatto piacere, cioè il ruolo fondamentale dell'ospedale per il territorio dell'Alto Bellunese del Cadore, l'importanza di potenziare i reparti di ortopedia e di osteomielite che attualmente sono i reparti presenti, l'importanza di ampliare la piastra dei servizi, questo ci siamo sempre battuti perché significa dare servizi ai cittadini e devo andare dall'otorino piuttosto che dal dermatologo, piuttosto che dal pediatra, ci sono tanti servizi che attualmente magari mancano, che invece sarebbe importante avere anche una volta a settimana, una volta ogni due settimane a rotazione, non occorre che siano qui. E un'altra cosa importante detta dai tre saggi è che il Comune deve entrare all'interno della gestione, questo l'abbiamo chiesto con forza dall'inizio perché attualmente il Comune è fuori, e anche la possibilità di sviluppare una collaborazione con la provincia di Bolzano. L'obiettivo vero sarebbe ampliare questi servizi penso soprattutto anche a delle nicchie importanti come per esempio la dialisi. Il Comune ha sempre detto: se è un problema di soldi per acquistare le macchine, prendiamo noi carico del problema, perché anche se sono pochi, per loro è un problema, un disagio. A maggio 2009 è nato a Cortina il Comitato per la Salute. I tre principali obiettivi che si è prefissato sono: far tornare l'Istituto Codivilla Putti un ospedale pubblico nella proprietà e nella gestione, garantire a tutti i malati di tumore e non la terapia del dolore e le cure palliative a domicilio, riportare ed aumentare i servizi ambulatoriali sul territorio. Noi siamo sempre stati in contatto con questo comitato guidato dalla signora Valeria Antoniacomi, che si batte per la sanità cortina, un comitato che lavora nell'interesse dei cittadini, a cui noi siamo comunque molto vicini proprio perché c'è un dialogo continuo e costante. La conferenza dei sindaci ha anche appoggiato il principio per cui il pubblico deve mantenere un ruolo importante e decisivo all'interno della struttura societaria, che quindi non può e non deve diventare a maggioranza privata. Questo perché la sanità è un servizio, noi diciamo il diritto alla salute è un diritto che può garantire solo il pubblico, perché evidentemente il privato si concentra sui servizi che sono più remunerativi, però a discapito magari di quelli che interessano più i cittadini. Per il futuro gestionale del Codivilla Putti il Comune chiede un ruolo importante. Credo che la Regione adesso abbia tutti gli elementi per decidere, noi confidiamo nel Presidente Galan nella sua capacità decisionale per appunto spazzare il campo dagli equivoci, dai dubbi e dare chiarezza e un futuro sereno all'ospedale Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo. Yes, yes, yes! 2006-2007, ultimo scudetto vinto dalla Sportivi Ghiaccio Cortina Champagne de Villemont. Che ricordi felici! E adesso 30 minuti a disposizione del consigliere dell'amministrazione comunale Luca Alfonsi. Andiamo in cucina dell'Istituto Alberghiero di Cortina. Vediamo cosa ci prepara il consigliere.
con la classe prima dell'Istituto Alberghiero di Cortina d'Ampezzo, un benvenuto ai Fornelli, al consigliere comunale con delega al commercio, Luca Alfonsi. Benvenuto ai Fornelli a Luca Alfonsi. Con lui, insieme alla classe prima dell'Istituto Alberghiero di Cortina d'Ampezzo, prepareremo degli gnocchi ripieni, una variante degli gnocchi sorreghina ma con all'interno del radicchio rosso di Treviso. Vediamo un po' gli ingredienti. Un normale impasto con patate lesse, delle uova, noce moscata, farina, un goccio di grappa e un ripieno a base di un fondo di scalogno, semi di finocchio, del radicchio di Treviso, dei semi di papavero. Pepe, scalogno e questo radicchio di Treviso. Andrea e Daniele sono i miei assistenti che mi aiuteranno in questa avventura. Il rapporto con la cucina è buono, effettivamente, sono un decente cuoco. Sono vicentino di nascita e di nonni trentini. Il mio compito di consigliere comunale, sono un commerciante, quindi seguo il commercio. Sono anche presidente dei commercianti. La gioielleria è andata bene. Dico bene per dire probabilmente siamo alla fine del... abbassiamo un po' la fiamma. Ecco. Siamo alla fine del tunnel, probabilmente, ecco. Non c'è tutta questa preoccupazione, certamente è un periodo difficile, ma insomma aspettiamo a vedere a Pasqua. Questo radicchio di Treviso va appassito 10 minuti, una decina di minuti. Vediamo le patate se sono pronte. Portavoce dell'amministrazione, è una cosa molto semplice. Io do una mano al sindaco per curare i rapporti con la stampa. Questa amministrazione ha riavvicinato i cittadini all'amministrazione stessa. L'amministrazione è vicina ai cittadini, con pregi e difetti come tutti, però c'è stato un riavvicinamento e questo lo riconoscono tutti. Un po' di noce moscata, un po' di sale, un goccio di grappa, proprio una lacrima. Questa realtà scolastica la conoscevo perché ho fatto qui il corso di sommelier. L'ha fatto anche il sindaco, pochi lo sanno, ma era talmente tanto assente che ha preso un voto basso. A Giovanna Martinoli regaliamo un gioiello etnico, a Irene Pompanini un gioiello minimalista, alla Martina, la moglie del sindaco, un'acquamarina. Cortina d'Ampezzo è un diamante rosa, la rarità nella rarità. Intanto facciamo le forme con il copapasta, se si chiama copapasta o la formina, insomma. Io riempio e tutti nel sac a poche. Che serve questa scuola qua? In un paese turistico? Questa scuola è importantissima. Dobbiamo sempre metterci dalla parte del cliente, cioè dell'ospite. Ci sono ospiti e clienti, non ci sono turisti. Sono contrario che tiene aperto 50 giorni all'anno, ci vogliono incentivi a tenere aperto e anzi io renderei obbligatoria l'apertura minima. Vogliamo vedere se c'è la possibilità di vincolare chi lavora qui a tenere aperto per un numero minimo di mesi. Ecco, allora il nostro piatto è finito e adesso andiamo a sentire il verdetto del professore. È stata una bella esperienza, complimenti alla scuola, ai ragazzi, ripeto, è una cosa molto importante da avere qui a Cortina e buon lavoro a tutti. Questa è l'arena dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, si stanno allenando i giovanissimi del settore under 17, probabilmente futuri campioni d'Italia, almeno loro, dal ghiaccio e dall'hockey allo sci con il nostro maestro di sci personale Christian Ghedina, rientrato a Cortina d'Ampezzo da pochissimi giorni dopo la magnifica esperienza firmata da Sky a Vancouver, è stata una delle voci dello sci olimpionico, il nostro Ghedo, saggezza sugli sci, un'altra pillola, la sua lezione. L'importante è peso a valle e sci a monte avanzato. E lo sci a monte avanzato. E fa la pivota! Peso a valle, sci a monte avanzato. Andiamo. Vado al massimo. Vado al massimo. Vado al massimo. Lezione numero 7. E adesso finalmente è arrivata la pausa. Importante anche quella. La pausa è come la ricreazione a scuola. Non si vede l'ora di arrivare al rifugio. Il rifugio, la cosa primaria da prendere,
per scaldarsi, visto che siamo in inverno fa freddo, un bel tè caldo o magari anche un punch per scaldarsi e darsi una rinvigorita, e poi una bella merendina. Buono.